Vieni, vieni avanti, Veronica. Ciao, vieni. Zia. Ciao, come stai? Bene, bene. E tu? Anch'io, grazie. Che cos'hai qua? Questo è da parte della mamma. Grazie, grazie mille. Vieni, vieni. Però che posto strano questo. Sembra di essere come in una favola. Hai ragione, infatti questo è il museo del C'era una volta. È un museo che racconta la vita del passato, delle case, dei nostri rioni, dei nostri canton, dei quartieri intorno alla città. Ma dei tuoi tempi, zia? No, direi di molto tempo addietro. La fine del 1800, l'inizio del 1900. Ti sembra strano l'edificio? Sì, molto, perché con queste colonne, questo lungo corridoio. Questa era la Gambarina Vecchia, cioè era una caserma con una scuderia già da prima del 1700. Ora la caserma non serve più ed è diventata l'arco della vita. L'arco della vita? Sì, sono finestre che si aprono sul passato e ognuna ci mostra aspetti della vita di un tempo, come si nasceva, si cresceva, si diventava adulti e poi anziani. Come quel nonno laggiù, vero? Sì, come il nonno e il nipotino. Grazie, zia, io ora devo andare. Ciao, saluta la mamma. Ciao. Mi ha fatto molto piacere. Anche a me. Ciao, arrivederci. Ciao. 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 Ciao, bella signora. Chi sei? Cosa stai facendo? Sono la Marchesa Rosa Civaglieri e sono qui nella mia villa di campagna per trascorrere i giorni della villeggiatura. Stamane ho raccolto nel mio giardino viole del pensiero e gelsomini e le conserverò nel mio libro di poesie come ricordo di questi giorni di pace e serenità. Che bella culla! Ma chi è questa signora con questo piccolo bambino in braccio? È Marietta la Baglia, è una ragazza molto fidata, è una ragazza volonterosa e sana, cresciuta in campagna e vive qui con noi per aiutarmi ad allevare mio piccolino. Ma perché non lo tieni tu in braccio il tuo bambino? È proprio questo uno dei compiti della Baglia. Quando il bambino piange, lei lo solleva dalla culla e ninnandolo tra le sue braccia lo fa riaddormentare. Ecco perché la culla non dondola. È necessario che le culle dei ricchi dondolino perché ci sono i servi per questo. È una culla molto ricca e importante e appartiene alla nostra famiglia da tanto tempo, come puoi vedere in quella vecchia fotografia del nonno Lodovico. Già, è proprio uguale. Beh, ciao! Ciao! Donna Corona San Peder cala sona, sona sonada, e angel chi cantavo, cantavo un tin giardin, penadrosi gelsume. C'è qui una culla diversa da quella della Marchesa. Questa dondola, e poi c'è una nonna. La dondola sei, guarda, vei a posfera dondolè, anche a macchina il pe, posso farla dondolare anche solo con il piede, perché io da tene il mon liberi, perché io da travaglie, nuiate, rassuma povera gente, a pudumanenti te il voti per di du tempo, piembras la masna, chi pionzu, piei si, fei balensi snucci. Noi, e io mi da travaglie, cara la memata. Guardami adesso che fasi. A fasi scapen per l'inverno e tonta chi la masnà. Le scapen? Ma cosa sono? I scapen sono delle solette, fighi, che col il servo per rangè di causette, con chi so sciancà. Visto? Cara la memata, bisogna che sdago tu. Ma quante cose strane ci sono qui intorno. Cose strane. Guarda, chi è il fise, la rucca,
Lei è la curridura, andonda che il masnai amparo andenò, dove i bambini incominciano a camminare, imparano a camminare. E lì, vedi, c'è una comoda con il suo vasino, eh? At least? Sì. E questa mensola qua, che cos'è? Cosa serve? Issa tla dic me, issa le nastora particolare. Abituma lei la frita e la tnuma per l'inver, perché lei l'arman sonna, eh? Anzi, a proposito, a piaso i pum? Sì, molto. Guarda, in logista in chi, guarda, un bel pum russo, to, pigli e porplica. Grazie mille, ma prima, cosa stavi cantando? Ah, cantava la ninna nanna per fare drumenteggia con me. Tratta di ratta, la coa di una ratta, ratta nera, fa candela, come adesso, tu cato adesso. Oh, quanti bei giocattoli! Questo cavallo a dondolo è senz'altro del figlio della marchesa. Questo invece di cartone credo che sia di un bambino più povero. Che bello questo spadino! Cosa ci sarà mai in questo mobiletto? Soldatini. E poi le bambole. E una bambola Fuyakin. Quasi quasi ci faccio un giretto con questo. Vai, vai, forza! Al galoppo! Quella signora è veramente severa. La scuola è una cosa seria, molto seria. Vieni, Anna, che ti interrogo. La vispa Teresa, vea falerbetta, al volo sorpreso gentil farfalletta, e tutta giuliva, stringendola viva, gridava a distesa: l'ho presa, l'ho presa! A lei supplicando, l'afflitta gridò: vivendo volando, che male ti do? Tu invece fai male, stringendomi l'ale. De, lasciami, anch'io son figlia di Dio! Confusa, pentita, Teresa Rossì dischiuse le dita e quella fuggì. Rosina, adesso da un po' che ti ho chiamato a baby, che io sei, a tu dici che io sei, sa specie portando a baby. Te, ad voi, sempre baby, ma udo tu, uta dici che devi bevi poco e ammacca pasto, che devi bevere poco e solo a pasto. Sul mangiando. E allora portami da mangiare. Saluta, va. Portami da mangiare, che giri sempre con questa regna, ma dando da mangiare a se può sveglio. Il nonno ha fame e vuole mangiare. Giusto. Ma forse ha più sete che fame. Vitti se gradisci ton Buda, dai da mezzo ton Buda. Nel te che ti starcera, guarda, i miei fa sacreneva che drumie e la che può. Sì, va a drumie, va. Che bene. Buonanotte. Va. Adesso che hai epi con sacrene di tuo nonno, mangia anche te. Sto!
Bea, una feta pulenta rustia, Anselmo una schiedela glass. La camera da letto del nonno. E c'è il nonno in camicia da notte e mutande. Nonno, cosa stai facendo? Avvisco la candela per andare a dormire. Ma cos'è quel trabiccolo lì per terra? Sembra una slitta. Trabiccolo? Slitta? Ma esca lì, alle il previ, che la nonna ha la cavata in tulece, perché in codo mesdì la va abita, per scaudire un esca e fare una frigiorba. E sapme che funziona. No, eh? A vitti si è scaudendo le sute. La nonna ha l'ampinia brasa, l'ha riempito di brace, bella accesa, no? Poi la coperta con la cenere, che così dura di più, e scalda bene il letto. Adesso è venuto, l'ha tolto per preparare il letto bel caldo per noi. Stavamo a dormire? Sì. Dunque. Sì. Te stai chi un po' potrebbe, a dormire, in tutto l'est, eh? Sì, stai chi ci perdo i visi. Vabbè, e piacerebbe, allora smortiamo la candela, buona notte, ciao. Veronica, sveglia che è mattina, il sole è alto. Che bel baulone pieno di bella biancheria. È il baule del mio corredo, il mio agré. Il tuo agré? Sì, tu non lo sai. Ma quando una ragazza si deve sposare, deve portare in dote un bel corredo. Mutande, sottovesti, corpetti, camiciole e perfino le cuffiette da notte. Che belle le cuffiette da notte. Che anche bello questo vestitino. Tieni, dai, vai a provarlo. Ma perché devi portare tutte queste cose per il tuo matrimonio? Perché il matrimonio è un contratto che si fa tra il padre della sposa e quello dello sposo. Se non hai tutta la roba giusta, tutta quella che va bene per la famiglia dello sposo, il matrimonio non si fa. Ma non è mica una bella cosa questa. Lo so, ma è l'usanza e non possiamo proprio fare in modo diverso. E poi ti devo confidare che il mio matrimonio con Pipotu è già stato stabilito e va tutto bene e presto potremo sposarci. Purtroppo ora Pipotu è sotto le armi, ma appena torna... Questa è una lettera di Pipotu. Cara Pinota. Cara Pinota, io sto bene. Ma qui la situazione non è tanto allegra. Sono in trincea. Ma vorrei essere a casa da mia mamma, da mio padre e da te, mia Pinota. È una vita grama questa, vita di soldato e di contadino. Io tirassi in Imer Bas e un metuca partì per la guerra. Ai Imer Bas? Osa, quando un giovane è della leva come me, che sono del 1897, gli fanno estrarre dei numeri. Se vengono su numeri bassi, devi partire. Se vengono alti, rimani a casa. Tu hai tirato su numeri bassi, così sei partito per la guerra. Torna a casa presto, Pipotu. Lo spero davvero. Finita! La guerra è finita! Ah, è
finita la guerra. Marietta, la guerra è finita. Veronica, vieni, vieni. Posso venire anch'io? Sì, però devi aiutarmi a tenere la cordicella che dovranno tagliare i discorsi all'uscita della chiesa e ripetere con noi la poesia di buon augurio. Vengo, vengo. Si fermi la sposa del mio vicino che beveremo un bicchiere di vino. Vedo la sposa tanto contenta, spero che questa donna faretta prenderemo i portici, la via del croce, andate con i voi al vostro destino. Thank you.